Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo Anime News. Abbiamo un bel po' di notizie interessanti, quindi iniziamo subito. Qualche giorno fa è uscito nelle sale italiane il film Sword Art Online Progressive Aria of Starless Night, che ripercorre le vicende in Aincrad dal punto di vista di Asuna. E alla fine di questo film è stato annunciato un secondo film, quindi un sequel del primo, che arriverà in un generico 2022. Il titolo sarà Sao Progressive Scherzo of Deep Night e sappiamo già che adatterà il quinto piano di Aincrad. Questa cosa è molto strana perché tecnicamente quello che è uscito ora al cinema non dovrebbe adattare tutti e quattro i piani precedenti, e ciò mi fa pensare, come già credevo effettivamente, cioè che questi film non andranno a mostrarci tutto Aincrad, ma solamente alcuni punti, alcuni piani. Scusate però, ma allora che cazzo si chiama Fa Progressive? Vabbè, vedremo. Inoltre sappiamo che Dainit ha deciso di acquistare il primo film, che quindi verrà doppiato in italiano. Non sappiamo altre informazioni. L'anime di Spy Family riceve il primo trailer, che adesso andiamo a vedere subito insieme. Vediamo, perché mi interessa tantissimo quest'anime. Ho letto anche l'inizio del manga. Oh, ragazzi. Oh, character design perfetto, bellissimo. Ambientazione anche sembra essere ottima. Mamma mia quanto è carina. Mi piace un sacco. Mamma mia. Che bello, che bello. Questa qua era la cosa più bella. Wit Studio insieme a Cloverworks. Ok, anche la parte comica. Quindi come avete visto nel trailer ci hanno appena svelato che l'anime sarà prodotto da Wit Studio, quindi lo stesso delle prime stagioni di Attack on Titan, di Villain Saga, insieme a Cloverworks, che per chi non lo sapesse ha fatto anche The Promised Neverland 2. Sì, quindi un po' di preoccupazione c'è, però c'è anche Wit Studio che credo avrà anche un ruolo maggiore. Quindi sono veramente, veramente in hype. Data d'uscita 2022, non sappiamo in che mese. È stato annunciato il doppiaggio italiano di Hunter x Hunter 2011. Dopo tanti anni finalmente ce l'hanno annunciato a Lucca Comics. Ed in più Yamato Animation ci ha annunciato invece il doppiaggio italiano di Haikyuu, dell'anime di Haikyuu, sì. Anche questo, effettivamente, due opere molto attese per quel che riguarda il doppiaggio italiano, effettivamente lo riceveranno. Quindi sì, possiamo finalmente dire che Hunter x Hunter ricomincia da capo. Dal 30 novembre inizieranno ad arrivare i primi episodi doppiati in italiano su Amazon Prime Video. Per quel che riguarda Haikyuu invece non sappiamo ancora nulla. Parlando di Demon Slayer invece sappiamo che arriverà finalmente nei cinema italiani il film Il Treno Mugen, dal 17 al 19 gennaio. Visto su Amazon Prime Video, rivisto nella seconda stagione, ecco che sinceramente non ho proprio più voglia. In più Yamato ha annunciato ancora altri doppiaggi italiani, veramente non ce la faccio più, di anime a volte interessanti come Haikyuu e anche come questo, però anche anime inutili che oramai nessuno più considera. Comunque è stato annunciato, oltre che il doppiaggio di Haikyuu, anche quello di Cells at Work Black. Quindi sì, verrà doppiato anche Cells at Work Black adesso, che questo è veramente molto bello, ve lo consiglio se ancora l'avete visto. E quindi sì, tanti doppiaggi italiani. Inoltre, sempre a tema col doppiaggio italiano, sappiamo che i prossimi episodi di Bleach, non quello nuovo, ma appunto quelli della serie vecchia che stavano doppiando in italiano, riprenderanno a gennaio perché si erano fermati. Il 25 gennaio infatti arriveranno sia la stagione 6 che la stagione 7 dell'anime, sempre su Amazon Prime Video. Se ricordate, qualche mese fa, dopo la conclusione dell'anime di Fruits Basket, è arrivato l'annuncio di un prequel che avrebbe raccontato la storia dei genitori di Toru. Ebbene, adesso sappiamo che questo film, perché sì, è un film, arriverà il 18 febbraio 2022 in Giappone, sia in cinema che in Blu-ray, quindi ciò mi fa pensare che potrebbe arrivare molto presto anche in Italia. In più ci hanno detto però che oltre al racconto di questa storia dei genitori di Toru, avremo anche delle scene inedite ambientate dopo la fine dell'anime. Parliamo di nuovo del film di Jujutsu Kaisen, che come sapete arriverà fra pochi mesi, a dicembre in particolare, quindi il mese prossimo, tecnicamente in Giappone, poi per l'Italia dovremo aspettare un po' di tempo in più, però arriverà e stiamo aspettando tutti quanti un trailer che sicuramente, insomma, arriverà questo mese. Quella che vedete di fianco a me è la nuova immagine promozionale del film. A Lucca Comics, come già avrete sentito, hanno annunciato un bel po' di nuovi titoli cartacei, quindi manga, che arriveranno in Italia, sia dal lato J-pop che Star che Panini, però evito di farvi l'elenco dei nomi e vi rimando a qualche notizia qua sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, spero che questo video news vi sia piaciuto, lasciate un mi piace nel caso, seguite i vari social presenti su Instagram e ci vediamo in un prossimo video.